Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una ricetta da preparare per una cena tra amici o anche per una gita fuori porta, una gustosa pizza Danubio. Gli ingredienti per l'impasto sono 125 g di farina Manitoba, 125 g di farina 00, un uovo, 100 ml di latte, 25 ml di olio extravergine di oliva, 7 g di lievito di birra fresco e 5 g di sale fino. Inizio sciogliendo il lievito di birra in un po' di latte tiepido. Trasferisco in una ciotola tutti gli ingredienti secchi, quindi le due farine, e il sale. Aggiungo il lievito ormai sciolto e il restante latte. Ora aggiungo l'uovo e l'olio, lavoro il tutto fino ad ottenere un composto ben liscio. Concludo la lavorazione sul piano da lavoro. Rimetto il composto nella ciotola, copro con pellicola trasparente e coperchio e lascio lievitare fino al raddoppio. Per la farcitura utilizzerò della passata di pomodoro, della scamorza, pesa circa 100 g, il sale e l'olio. Prima di riprendere l'impasto, condisco la passata di pomodoro con olio e sale. Se gradite, potete aggiungere anche un po' di origano. Dopo 2 ore riprendo l'impasto e lo trasferisco sul piano infarinato. Taglio dei piccoli pezzi e li stendo ricavando dei dischi. Metto al centro di ogni disco un cucchiaino di passata e alcuni pezzettini di scamorza. Chiudo i dischi e formo dei piccoli panini.
Li posiziono in una tortiera che ho precedentemente foderato. Dopo aver posizionato i panini nella tortiera, copro nuovamente con la pellicola trasparente e lascio lievitare ancora per un'ora. Dopo un'ora di lievitazione, spennello il Danubio con un po' di latte ed inforno in forno caldo a 170 gradi per circa 20 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!